Ciao a tutti, buon pomeriggio. Eccoci qui per le interviste di Rick Castle. Naturalmente, oggi parleremo di un personaggio quasi importante come quelli che ho inventato io, un certo Harry. Il cognome ce l'ha? Sì, ce l'ha. Potter. Allora, vediamo un po' la prima domanda. Quando e come hai conosciuto Harry e il suo mondo? Scusi, ma non dice che siamo noi chi deve rispondere, signor Castle! Ma che presentatore! Scorpi! Shh, silenzio! Allora, ho qua Scorpius e L'Analia! l'Analia, l'Analia, la più tremenda che ci sia, che mi hanno costretto a fare questa intervista su questo personaggio poco conosciuto che spera in questo modo di diventare un pochino più celebre. Ah sì? Ah Certo. sì? Allora, quando avete conosciuto Harry e il suo mondo? Allora, io quando avevo 6 anni, mio nonno per Natale mi ha regalato il primo libro, la prima edizione, e quindi è così. Io ho 10 anni, vabbè, sono un pochino più vecchia, ma vabbè. Ho visto un po' di film, poi mi hanno regalato un libro, il primo, e bello, bello, mi è piaciuto. In che ordine hai letto i libri? Perché c'è anche un ordine per leggerli. Sì, perché fantastico, non prendete il primo, il secondo, il terzo, dovresti prendere uno a caso e poi andare all'indietro. Come è successo infatti a me? Mi sei detto di no! Sì, il primo mi è stato praticamente regalato, no? Poi, siccome la cosa mi è interessata, ho detto, vabbè, prendo quello che trovavo, prendevo in libreria. No, non sempre, mi capitava appunto il secondo, il terzo, il quarto di poterlo prendere. Io no, io invece di fila. E ho preso anche l'ottavo, e ho detto anche l'ottavo. Tutti quelli che hanno visto il canale lo sanno perché ho fatto diversi video sull'ottavo. Ok, andiamo avanti con la terza domanda. Qual è il tuo libro preferito e quello che non ti è piaciuto? Allora, lo sanno tutti oramai anche i muri. La Camera dei Segreti mi è piaciuto tantissimo, il mio preferito. In realtà, nonostante il videogioco che ho fatto, mi è piaciuto anche tantissimo l'ottavo. Non mi è piaciuto molto il quarto. Il primo, anche dal punto di vista affettivo, come ho detto, perché mi è stato regalato comunque, secondo me, sia il film e il libro, il primo, eccezionale. Poi era proprio la novità, diciamo, dell'argomento che forse, almeno a me, non mi era mai capitato di parlare di magie, di questo mondo qua dei maghi. Quello che mi piace un po' di meno è quello appunto dove c'è il settimo, forse. La Dove battaglia! c'è la battaglia, sono un pochino più calma e mi metteva un po' di inquietudine. Bene, bene, bene. Ora due domande in una volta sola, la quarta e la quinta. Qual è il tuo personaggio maschile preferito e qual è il tuo personaggio femminile preferito? Allora, il mio personaggio maschile preferito. Non ce ne sono proprio, diciamo, uno, ma ce ne sono tanti. E anche femminili ce ne sono tanti. Ne basta uno, signorina. Allora, femminili, più facile con femmine. Luna, Hermione e Ginny. No, una sola, una sola. Vabbè, quelli che mi piacciono di più. E poi invece i maschili, vabbè, Harry e Lupin 2, dai, no, se non uccide Castle. Allora, la protagonista femminile preferita, anche se all'inizio può sembrare un po' antipatica perché è tutto lei, comunque è sempre la grande Hermione. Vorrei essere come lei, decisa come lei, sta tutto come lei. E poi concordo con la mia amica Lupin, cioè ha un fascino come professore. Cavolo. Adesso hai avuto un professore come Lupin! Attenzione alla luna piena. Ok,
Vabbè, adesso non andiamo nei particolari, io parlavo di umano, come umano. Appunto. Allora, domanda numero 6. Da un voto al tuo libro preferito, da 1 al 10, spiega il perché. Allora, io do 10 perché è perfetto. Ci sono cose anche che se vengono analizzate bene sono molto realistiche della vita normale. Vabbè, camuffate con la magia perché quello è l'argomento, ma comunque ci sono situazioni che possono rispecchiarsi. Se ti ci rivedi, dici finalmente qualcosa di bello, di vero, che ti diverte anche magari. Ma il titolo del libro qual è? Ma l'ho detto prima, il mio libro preferito qual è? Posso anche non ripeterlo, la domanda è: dai un voto, non il tuo libro. Va Oh, bene, il voto qual è? amò, 10, 10. Ten. E ora sentiamo Allora, il Sergio. mio voto è pure 10 per il primo libro, ovviamente, come al solito, proprio per la sua originalità. E poi, insomma, per quello appunto, come è stato scritto. La fantasia, comunque nella fantasia si possono vedere anche delle cose, come dice la mia amica, reali. Questo era bambino che è orfano, molte volte parenti che non sono molto Gentili. gentili, che ti adottano magari perché sono obbligati, ma non, cioè, fanno un po' da matrigna e patrigna, però non è che danno quell'affetto che giustamente potrebbero darti i genitori, per cui Harry che è da solo, che però con l'amicizia riesce a superare tante, tante difficoltà. Il vero patrigno può essere interpretato a Hagrid oppure anche il professor Silente che aiuta appunto Harry a superare le varie difficoltà, anche la Migranit. Allora, vediamo un po'. Anche qua due domande in una volta sola. La migliore e la peggiore trasposizione cinematografica e l'ambientazione cinematografica, scusate, ogni tanto mi ingrugno. Johnny Castle. Allora, rifacciamo. La migliore e la peggiore ambientazione cinematografica. Quindi E la l'ambientazione. trasposizione E la pure. trasposizione, naturalmente, certo. Allora, la peggiore trasposizione, secondo me, è sempre, come dicono tantissimi, il quarto, perché è tagliato in tantissimi punti. Sicuramente anche questa qui vicino a me dirà il quarto, lo sappiamo, la conosco. E invece la migliore è sempre la Camera dei Segreti. Le ambientazioni invece mi sono piaciute comunque tutte, secondo me sono valide. Io concordo con quanto ha detto la mia amica. Idem, L'avevo io detto, l'avevo detto, mi l'avevo conosci detto. del resto, siamo amiche. L'avevo detto, io l'avevo detto. Qual è il tuo Weasley preferito? Wow. E qual è quello che non vuoi neanche sentire nominare? Di Weasley. E allora, tutti gli Weasley sono simpatici, meno simpatico è Percy. Il mio comunque più simpatico di tutti è No, non Ron, lo perché sapevo, è un no! po' pasticcione con sta bacchetta e poi ho paura dei ragni, c'ho anch'io paura dei ragni! Aiuto! Ragno, sotto spalla! No, dai, smettila! Poi Va fa di quelle facce da nei film, che mamma mia, da mangiare. Povero Ron, speriamo che tagli la corda. Allora, Allora, qual è la tua creatura fantastica preferita? la fenice. L'ipogrifo. Bene, bene. Ora una domanda inquietante. Qual è il tuo mangiamorte preferito? I Malfoi, che sono quelli un pochino più Idem. quelli un po' Poi meno sono impattanti. anche un po' di... fascino questi capelli tutti lunghi di Lucio. Dai, dove vai a trovare Ma uno così? scusa, Lucius. Lucius. Lucio, Ho sbagliato, italiano. Lucius. Italianizziamo tutto. Questa qua è Ecco. super Italia. È pro Mi sono Italia. un attimino confuso dalla bellezza di sto uomo. Bene, Mi piacciono tutti. bene. Bene, a me piace la signora Malfoy, molto carina. La signora Narcissa Black Non abbiamo sposata fatto la domanda a Malfoy. lei.
ogni tanto anche l'intervistatore esprime la sua opinione. Signor Castle, prosegua! Se fossi a Hogwarts, quale sarebbe il tuo passatempo magico preferito? Io penso che... Vabbè, diciamo la verità, adesso tutti quelli che non sono così, che hanno tutti i non mi piace e i commenti offensivi, però chi è un po' nerd invece mi rialzerà. Siccome io quando ero a scuola più che passatempo studiavo, io penso che altro che passatempo avrei studiato perché cioè, si sono visti i lavori impegnativi che gli davano, insomma, non è che c'è tanto tempo per divertirsi se vuoi studiare. Io andrei in quella stanza particolare dove c'è quello specchio meraviglioso dove puoi vedere... Dipende da quello che desideri tu. Non dirlo cosa desideri tu, è un segreto. No, beh, cose semplici, eh. Ad esempio, come faccio a prendere 10 mani nell'interrogazione? Magari studiando. Anche, però sai, se sono un po' pasticciona come Neville, come Ron, e hai come insegnante Piton, è un po' difficile prendere 10. È un po' difficile, signor Potter. Io non sono la nostra Potter. Nuova celebrità. Allora, quale tra i Big 7 è il tuo preferito? Allora, i Big 7 sono appunto i protagonisti, 7 principali protagonisti. Cosa potrei scegliere? L'ippogrifo. L'ippogrifo non credo che sia il mio l'ippogrifo. È una persona magica, non è tra i Big 7. Per confonderci le idee. Sì, e per mettere ansia a quelli che vedono il video e che vogliono saperlo. E non è giusto, signor Castle. Allora, tra i Big 7, dai, Hermione. Idem. Proposta per copiarmi? No, il mio non ve lo dico. Andiamo avanti. E chi se ne frega del suo cazzo? Qual è il tuo professore di Hogwarts preferito? 1, 2, 3, Lupin! No, avrei pensato il professor Piton. Piton. No, grazie. Quello al quale assomigliate anche un po'. Ma cosa stai dicendo? No, sto scherzando. Qual è il tuo incantesimo magico preferito? Allora, adesso direi... ce ne sono diversi di incantesimi. A volte ho cambiato opinione, però teniamo l'Expecto Patronum. Ma... Bene, andiamo avanti. Hai qualche libro su Harry Potter non scritto dalla Rowling? E se sì, quale? Beh, adesso non esageriamo, già no, ce ne sono no, tanti. No, solo quelli della Rowling originali. Noi siamo puriste. Oh, vabbè, meno male. Hai mai partecipato ad un raduno potteriano? E se sì, dove? Ma se siamo andati insieme, scusate, questa domanda, che come facciamo? Allora... Ben gioioso? La mia amica mi ha invitato, mi ha ospitato, mi ha avvisato che c'erano questi eventi, che adesso racconterà lei, e sono andata volentieri anch'io. Ben gioioso e alla Contea del Falcone. 2 alla Contea del Falcone. E a Ben gioioso c'era anche alla Contea del Falcone. Hai qualche gadget potteriano? Cosa? Allora, l'elenco mio sarà lunghissimo, il suo infinitesimale non ha praticamente nulla. Ma tocca a me a dirlo. Ma costano, però, dai. Costano. E comunque sono belli, comprateli. Va bene, dico alcuni, però sapete che ce ne ho tanti. Allora, l'anello del vocino, il braccialetto del vocino, il giratempo, il biglietto del 9 3/4, la sciarpa corvo nero, l'adesivo corvo nero, antichissima questa, divisa di Grifondoro e bacchetta di Harry in plastica. Mi fermo, potrei andare avanti all'infinito. Io ho già risposto, purtroppo io sono disoccupata e quindi... Ma che se lavora... Ah sì, beh sì, lavora... Adesso ti sei disoccupata, lavoravi sì. Fino a...
perché ti hanno tolto il lavoro? Perché ti piaceva Harry Potter? Esatto, l'ho detto così con le magie del trovo. Cosa non lo spende? Perché tu lavoravi prima, scrivendo nel gruppo che dovevi stare da lavorare. Vabbè, dai, stavo scherzando, no, non è perché sono disoccupata. E perché? Non posso dirlo. Perché il fidanzato non vuole. Non posso dirlo. Dai, dillo! No, non posso dirlo, dai. Andiamo avanti con la domanda. Andiamo avanti che è meglio, va. Beh, allora, qual è la tua citazione preferita? Allora, la mia citazione preferita, che purtroppo è anche la sua, quindi, no, anzi, sono contenta, così parlo io parlo da prima e non parla, lo sto scherzando. Allora, quando dici, non sono io che cerco i guai, sono i guai che cercano me. Che te ridi. Il risultato non cambia, sei sempre in un mare di guai. Vabbè, dai. Ma chi lo dice? Harry! Ecco, però io avrei anche quello che diceva Neville. Perché sempre a me? Vedi, t'ho fregato. Ecco, l'importante è stare alla larga da tutti e due. Allora, andiamo avanti. Andiamo avanti. Allora, chi avresti voluto che non morisse e chi avresti lasciato che morisse? Allora, banalmente, tutti i cattivi dovete morire, tutti i buoni devono vivere. Oh, sarò anche banale, comunque non dovevano far morire Cedric. E chi dovevano far morire? Tutti i cattivi, ovviamente. Uno in particolare, no, tutti. Tutti i cattivi. Va bene, dopo queste dichiarazioni stragiste andiamo avanti. Ti aspettavi un finale diverso e se sì, come lo avevi immaginato? Allora, il finale. Il finale è una bella domanda, Mi aspettavo un po' meno morti. Speravo che qualcuno in più potesse, poverino, campare. E poi mi aspettavo. Si era capito. Però, in fondo, avevo comunque piacere se Hermione si fosse messa con Harry. Me li vedevo anche bene. Allora, io speravo che non morisse Silente e poi, dopo che si è spiegata un po' la storia, anche il professor Piton, perché in realtà non era cattivo come faceva capire all'inizio. Poi, anche sì, forse era banale il fatto che Hermione si mettesse dietro la mia amica con Harry Potter, però sì. Tutto sommato, i due perfettini insieme non stavano neanche male la cosa. Qual è la tua materia preferita? Lo studio dei libri di cassa, ovviamente. È quella che non studieresti volentieri? Lo studio dei libri di cassa, no, la studieremo volentieri. Vabbè, adesso, seriamente... Mi piacerebbe difesa contro le arti oscure e avrei un po' paura di pozioni perché con Piton, insomma, trasfigurazione. Ti però, piace o non ti piace? Sì, ma anche comunque pozioni con Piton, perché comunque Piton, anche se mi pute paura, però mi piacerebbe poterlo battere ogni volta di tanto. Magari riuscire a farlo con te, Piton! Ci sono riuscita! Ok, allora che gettiamo un po' di acqua sui bollenti spiriti e sugli entusiasmi. Andiamo avanti con le interviste della domenica con il vostro Johnny Castle. Allora, vediamo un po'. Cosa sceglieresti tra un gufo, un gatto e un rospo? È da portare a Hogwarts. Allora, rospo? Difficilissimo da tenere in mano, stavo dicendo. Vabbè, a parte quando che sia brutto,
fa un po' impressione, sarà un po' vicino, no? Il gatto ha avuto un trauma che vivendo Greta con un gatto mi sembra il mio cane, quindi no, gatto. Rimane il gufo sperando che un ti morda, tipo quello del quarto. Poi dicono che il gufo porta bene, no? Porta fortuna, quindi gufo. Gufo. Gufiamo, vogliamo il gufo. Io porterei voi due. Ah, siamo due gufi. Due gufe. Due gufe. Vabbè, andiamo avanti, signor Castle. In che caso vorresti essere smistato? E in quale ti rifiuteresti di andare? Se ti ci manda il cappello... E vabbè, se volessi scegliere... Ma il cappello ogni tanto chiede, no, dove vuoi andare. Poi fa quello che vuole. Comunque... esatto. Beh, non è sempre fa quello che vuole, cioè ci prova, però se proprio... Veniamo al sodo, la casa in cui vorresti andare, un attico? Non fare il finto tonto, Castle! Allora, la casa... Corvo nero, Grifondoro! No serpeverde, no tasso rosso! Io, visto che già faccio parte, no? Visto l'evento che hanno fatto di Corvo Nero, ovviamente vorrei andare in Corvo Nero perché mi ci trovo benissimo. Serpe verde un pochino a... sangue. Perché no, ha paura dei serpenti. Serpe verde no, perché c'è serpente. Ha paura dei serpenti. Ecco. Molto paura dei serpenti. Io sto tanto bene nel mio loft e quindi non voglio andare in nessun'altra casa. Va bene, signor Castle. Sei iscritto a Pottermore? Ti piace il sito? Sì, abbiamo fatto infatti i test, quindi io sono iscritta a lei pure e il sito è carino. La colpevole è sempre lei, perché lei che mi fa conoscere tutte queste cose, perché è molto fan di queste cose, ma comunque mi diverto, sì. E vabbè, l'unica cosa che aggiungo io è che mi piacerebbe qualche test in più nel sito. Molto bene, molto preparatevi, molto ragazzi, preparatevi, perché c'è una fan che è insoddisfatta. Vuole più test. Più fuori di test, andiamo. No, avanti. Signor Casso! No, non scherzi su queste cose che sono importanti. Esatto, sono cose importantissime. Allora, cosa pensi di quelli che dicono Harry Potter è solo un libro? Allora, ok, tutti hanno i propri gusti. Però se io non offendo i tuoi gusti, tu non offendi i miei gusti e morta lì. Io sono più brutale. Lo leggo sulla poltrona e faccio vedere tutti i DVD di Harry Potter, poi dico adesso me li commento uno per uno, cosa hai capito, e dico è solamente un libro, c'è qualcosa che può riguardare anche il mondo reale, cioè colto un po' il significato di questo... È anche un DVD o è solo un libro? Terribile. È quasi peggio che andare ad Azkaban. Allora, vediamo un'altra domandina. Sì, allora. Hai letto anche gli altri libri di Harry? E cioè, Animali fantastici dove trovarli? Il Quidditch attraverso i secoli? Le fiabe di Beda il Bardo? Noi abbiamo letto solamente gli Animali fantastici. Perché abbiamo una predilezione, purtroppo, per questa cosa. Ma quando vedi quella brutta faccia lì, di quello lì, Scamandra, come fai a non leggerlo? Qual è il tuo dono della morte preferito? Allora, sicuramente, però speriamo di no, dirà il mantello dell'invisibilità. Che bello! Lei. Ecco appunto, ci piace il mantello dell'invisibilità. Me lo regali? Sì, il giorno del tuo compleanno te lo regalo. Allora ce ne passi. Qual è la tua coppia preferita della saga e quella che non approvi? Allora, bisogna sempre fare attenzione perché questa domanda nei vari tag è stata un po' modificata perché ci sono sia le coppie ufficiali, quelle scritte appunto nel libro, sia le coppie che i fan avrebbero voluto, fanno i video e dicono mi piace quella coppia lì. Quindi diciamo che io sono molto aperta a nuovo e quindi... Non tossisca nel mio video, scusi, mi rovina il sonoro.
E vabbè, dicevamo, sono aperta al nuovo, quindi mi piacciono tutte le varie coppie possibili immaginabili, provare a pensare a come sarebbe andata se fosse andata in quel modo. Signorina. Sto pensando, si potrebbe fare sto forma di cartoni animati, no? E vedere come stanno le varie coppie, cioè continuare a modificare le coppie e dopo uno decide. Lo so, sto impazzendo. Sì, vabbè. Il Siamo arrivati. signor Castle sa che gli voglio molto bene, che lo prendo sempre in giro, vero? Io gli voglio tanto bene al signor Castle, anche a lui, sì. Ma sicuramente, sicuramente. Allora, siamo arrivati all'ultima domanda. Se potessi parlare con zia Jo, cosa le chiederesti? Allora, io le direi più che altro principalmente. L'ottavo libro è bellissimo, lasci perdere tutti i commenti negativi della gente invidiosa che magari non ha pubblicato neanche un rigo. E in alcune cose, non dirò quali pubblicamente, però vabbè, a lei gliele potrei anche dire, mi sono potuta rivedere perché erano particolarmente realistiche. E poi farei un PS, se fossimo particolarmente in confidenza. Siccome sai, io ho fatto un po' di recitazione, non ci Oh. sarebbe un piccolo buco, ma piccolo anche da comparsina degli Animali Fantastici 2. Allora, ma noi siamo gemelle o siamo amiche? Non ho capito, perché anche io volevo fare questa richiesta, però volevo anche chiedere all'autrice se tutti i libri veramente li ha scritti lei, con chi ha collaborato, come si fa a trovare queste persone che ti possono dare una mano a scrivere i libri, quindi come può arrivare il successo, soprattutto nel loro paese, perché quello in Italia è difficilissimo poter scrivere un libro e poter poi avere successo. Quindi vorrei insomma capire un po' come è riuscito questa saga, pian pianino, a prendere il cuore di tutte le persone del mondo, se è stato solamente fortuna, il che non penso. E poi, vabbè, non lo so La adesso. comparsata dell'Animali È quello Fantastici lì, l'ho già 2. detto, che siamo delle gemelle, perché anch'io avrei desiderato tanto fare una comparsa nel teatro, anche se magari non sono molto brava, però, vabbè, magari. Che piccola, piccola! Bene, cari amici e care amiche, l'intervista alle nostre due ospiti è arrivata al termine, grazie per averci ascoltato. Speriamo tutti quanti che vi siate divertiti e l'appuntamento è alla prossima intervista della domenica con Johnny Castle. Ciao e buon divertimento! Scusa, ma all'inizio era Rick Castle, poi è diventato Johnny Castle. Chi Comunque, è io ho anche questo un Castle? secondo nome che ogni Scusa, tanto tiro fuori. ma No, stavo volevo dire una scherzando. cosa, ma mi sono persa. Poi lui ha ringraziato la presenza delle ospiti o no? Perché di solito nella presentazione, quando uno è presentatore, ringrazia comunque. All'inizio no. Ma alla fine All'inizio no, sì. alla fine Ah, sì. beh, meno male. Vabbè, Alla fessura. rifacciamo per i poveri, grazie a... Grazie a Lana, Lia e a Scorpius. Voi sapete che sorte c'è, però. Avete letto Questo indica che a me piace tantissimo l'ottavo libro, oltre che il primo. oltre che il primo. Bene, Mi in avete scoperto, queste ragazzi. interviste c'è Ciao. sempre una dose di follia. Ciao! Ciao.